primi 10 anni, quando mi fido veramente, si può fare. Allora, faccio anche una piccola postilla. Vai. Da questa settimana inizia Sanremo. Sì, taratata taratata. Taratata taratata tarara. Ok, va bene. Vabbè, non è così la canzone. Sì, volevo una versione molto più intonata e più semplice. Ma non la so. Non... Ok, va bene. Allora, l'anno scorso Sanremo è diventato famoso perché... Boh, perché c'era Fazio. E quest'anno diventerà famoso perché, boh, perché c'era perché c'è Fazio. C'è ancora Fazio. Sì, è una delle poche volte a Sanremo in cui c'è per due o tre anni. Squadra che vince non si cambia. Ecco. Sì, Sanremo c'è Fazio e Letizietto. Sì. Sai, un po' come il pallone d'oro ormai, che c'è, sai sempre che ce lo vince Messi. Messi o Ronaldo, questa volta è ancora l'anno di Messi praticamente, sanremesendo parlando. Sì, però boh, cioè, a me non lo concepisco, perché poi come sempre, poi ne parleremo magari meglio la prossima settimana. Questa è una piccola anticipazione, poi certo, certo. Vediamo la prossima settimana cosa è successo, chi è stato eliminato o no. Tipo uno degli ospiti che è stato annunciato, e quello potrà far scalpore. Speriamo. E Ligabue. Ligabue. Sì, perché lui non ha mai... Non ha mai preso parte a Sanremo. Non ha mai preso parte. Ha detto, quest'anno, forse perché è amico con Fazio. Può essere. C'è sempre quel che tempo che faccio. Molte volte. È vero. E gli ha detto, guarda, dai, fammi un piacere, siccome magari gli ospiti non sono tanti. Vieni anche te, vieni alza anche un po' te. Il livello. Sì, esatto. Perché comunque Sanremo adesso gli hanno detto di risparmiare un po' sui costi, ecco. Sì. Cioè, speriamo, perché comunque l'anno scorso è passata anche la storia perché Fazio e la Letizietto hanno gli è andato una barca di soldi. Ok. Quindi quest'anno magari un po' per quella storia della solita storia della crisi, magari riabbassano un po' i prezzi. Magari, chi lo sa. Però vabbè, insomma, sarà sempre interessante vedere cosa succede, perché tipo chi c'è, c'è anche Piff. C'è anche Piff. Che Piff è tipo l'unica volta che è intervenuto in un dibattito, è stato al dibattito del PD e ha insultato tutti. Dai. E quindi potrà far ridere come cosa. Sì. Va bene. Dai, allora ci ascoltiamo la prima canzone di stasera. Nel mentre comunque vi dico di iscrivervi, continuare a condividere, certo. Continuare a vedere i nostri video e mettere mi piace, perché noi vogliamo sempre crescere, mica rimanere a questi livelli qua. Va bene, dai.